Va bene, allora direi di iniziare. Allora, buon pomeriggio e benvenuti alla panel discussion sull'impatto del Covid-19 sull'industria della moda in Europa. Allora, vorrei introdurre i panelist di oggi. Abbiamo Francesco Pianca, responsabile, dei programmi chimici e di water conservation di Burberry e anche membro del board di ZDHC. Poi abbiamo Sergio Tamborini, CEO di Ratti e vicepresidente di Sistema Moda Italia. Andrea Cavicchi, presidente di Antilotex Flock Italia e presidente del consorzio italiano Detox di Prato. Carlo Piacenza, AD dell'Anificio Fratelli Piacenza e past president di Unione Industriale di Bella, appena concluso il suo incarico la settimana scorsa. E infine abbiamo Francesca Rulli, CEO di Process Factory, uno dei nostri sponsor di questo evento, alla quale ovviamente vanno i nostri ringraziamenti. Allora, faccio una piccola introduzione, del tema e poi partiamo con i nostri, panelist. Allora, il Covid, inutile dirlo, sta, condizionando sicuramente in modo notevole il comparto della moda. Segnando dei cambiamenti a lungo raggio che fino a prima del Covid nessuno avrebbe pensato, diciamo così. Per esempio, molti brand che avevano aderito a un concetto di una moda diciamo multicollezione, adesso stanno un po' cambiando il passo per fare ritorno a delle tempistiche diciamo un po' più tradizionali. Sta cambiando anche il modo di comunicare la moda e per quanto riguarda l'ambito della sostenibilità ci sono moltissimi cambiamenti, no? Che riguardano senz'altro l'uso delle materie prime e delle risorse, l'uso dei prodotti chimici che oltre a appunto non essere nocivi per l'uomo e per l'ambiente, devono anche rispettare delle regole che riguardano un risparmio energetico, risparmio delle risorse, risparmio d'acqua e anche una certa carbon footprint. Quindi è cambiato anche il tipo di produzione nel tempo e con il Covid sempre di più, no? Quindi la tracciabilità e la trasparenza delle filiere sono concetti che sono sempre più richiesti, sia dai brand che dal pubblico stesso. E poi c'è il discorso del digitale, no? C'è l'affidabilità e la solidità dei dati che riguardano appunto il digitale, che sono requisiti sempre più stringenti e che soprattutto nell'era Covid, come possiamo vedere oggi, sono così, diciamo così, la base per poter continuare a comunicare, diciamo, in questo momento. Allora, tutto ciò ci porta a pensare che probabilmente bisognerà un po' risettare il sistema e rivedere le relazioni all'interno della supply chain. Considerando appunto la sostenibilità non soltanto come un dipartimento della propria azienda, ma considerandola proprio un modo di operare. Allora, io adesso chiedo subito a un brand, quindi a Francesco Pianca, quali sono gli aspetti che hanno subito maggior impatto, diciamo, dal Covid e che maggiormente ti preoccupano in questo specifico momento rispetto alla vostra supply chain. Alessandra, fa male a tutti quanti vedere telai fermi, bottali fermi, le fabbriche silenziose e i camion in parcheggio. Sicuramente i miei colleghi del panel saranno in grado di offrire una prospettiva sull'impatto che Covid ha avuto sul comparto industriale, dal punto di vista economico e anche da quello diciamo, dal punto di vista sociale. E quindi io direi che mi limito un pochino a offrire quello che penso, guardando la situazione dal mio punto di osservazione e rispetto ai temi di cui, mi occupo, che sono, come sapete, quello dell'acqua e quello della chimica. Le cose che di fatto mi preoccupano, un pochino di più sono cose magari un po' meno visibili a tutti e un pochino meno conosciute.
Penso per esempio ai depuratori biologici che tutto d'un tratto si sono visti non arrivare più gli scarichi industriali. In modo particolare penso ai depuratori consortili che ricevono solo scarichi industriali e a quelli delle aziende che hanno il loro trattamento delle acque interno. Aggiungiamoci poi l'impennata dei trattamenti sanificanti, che sono essenzialmente applicazioni di biocidi, e le tonnellate di prodotti chimici inutilizzati e scaduti che poi dovranno essere smaltiti. Quindi tutti questi fattori sommati costituiscono un cocktail che non è assolutamente facile per un depuratore digerire, e quindi i nostri poveri batteri dei depuratori biologici, per esempio, sono nei miei pensieri. Se poi pensate anche alla ridotta capacità di spesa per la gestione straordinaria dei depuratori, perché ovviamente abbiamo tutti a che fare con problemi di budget a conseguenza del Covid, capirete che è molto plausibile pensare che la qualità degli scarichi sia ovviamente deteriorata. E quale sia il costo per l'ambiente di tutto questo è difficile da dirsi. Quanto siamo pronti a far ripartire i depuratori o a gestire picchi molto altalenanti di produzione, sia positivi che negativi? Questo è un po' una cosa che non abbiamo ancora avuto modo di analizzare, ma che sicuramente mi preoccupa. Se poi guardiamo un pochino più lontano, purtroppo abbiamo capito che alcune aziende non ce la faranno a riprendersi e a ripartire dopo questo periodo. E questo non contribuisce ad alleggerire le cose. Saranno in grado poi i nostri depuratori ad adattarsi a questi carichi che vanno su e giù? Io mi immagino che i depuratori che ricevono scarichi urbani e i depuratori, diciamo, sviluppati con sistemi modulari saranno più capaci di far fronte a queste problematiche. Ma altri ovviamente risulteranno sovradimensionati, avranno dei costi di gestione accentuati e potranno tradursi in aumenti di tariffe, eccetera, eccetera. Quindi insomma è secondo me importante non sottovalutare questi aspetti meno visibili e che possono mettere in difficoltà la ripresa delle aziende, di tutto il comparto, ed avere impatti negativi sulle aziende e ovviamente sull'ambiente. Quindi Covid ha messo sicuramente a dura prova tutti quanti da tanti punti di vista e spero che diciamo, il comparto moda consideri la resilienza del suo apparato digerente, chiamiamolo così, nelle priorità, diciamo, da analizzare per aumentare la resilienza di tutto il comparto e per non arrecare danni all'ambiente a conseguenza di queste cose. Beh, guarda, quanto tu dici è assolutamente reale, realistico e devo dire che ci fa piacere sentire come un brand sia assolutamente così consapevole della realtà dei fatti e che auspichi, diciamo, per il bene di tutti certi comportamenti. Ecco, quindi veramente il tuo intervento è assolutamente benvenuto, penso, da tutti e soprattutto immagino dalle manifatture. Quindi adesso io voglio interpellare Otto Tamburini come in qualità di Vice President di Sistema Moda Italia per sapere da lui appunto quali sono state le conseguenze del Covid che impatto ha avuto proprio sulla manifattura e sul modo di lavorare attuale. Francesco ci ha fatto un po' di esempi, ma guardiamolo proprio dalla parte della produzione. Grazie. Beh, devo dire che l'impatto in realtà non possiamo parlare al passato, ma dobbiamo ancora parlare al presente. L'impatto è ancora assolutamente attivo. Se escludiamo pure i due mesi di lockdown totale in Italia, sostanzialmente dall'inizio di marzo fino all'inizio di maggio, ma anche successivamente, la manifattura tessile in Italia si è ritrovata con un decremento dei valori di produzione che si riflettono sui fatturati, che in funzione del tipo di attività
si può stimare viaggi dal 30 al 40%. 30-40% di fatturato in meno corrisponde grosso modo a 30-40% di produzione in meno, quindi a un'eccedenza di capacità produttiva, forza lavoro, sistemi produttivi complessivamente messi sotto una pressione particolarmente significativa. Il sistema ha fatto fronte fino adesso con, in Italia, come lo sapete, sono state attivate delle procedure di cassa integrazione particolari, che è la cassa Covid, che ha coperto la situazione di malessere dell'impresa, ma al momento del termine della cassa Covid sicuramente una serie di condizioni, una serie di nodi verranno al pettine. Non tutti sono stati, ovviamente, quando parliamo di valori del 30-40% in meno, parliamo di valori medi, non tutte le aziende, non tutti i comparti sono stati colpiti nello stesso modo. Sicuramente è stato più colpito l'uomo rispetto alla donna, il formale rispetto all'informale. Alcuni poi elementi come lo smart working, che sicuramente è una cosa da un certo punto di vista assolutamente positiva, ma dal punto di vista del consumo dell'abbigliamento è assolutamente deleteria. Nessuno, adesso Carlo, io, Francesco e anche Andrea, di noi quattro nessuno in questo momento ha la cravatta. È un bene ormai abbandonato, ma il secondo bene che verrà abbandonato nell'uniforme tipica dell'uomo occidentale, cioè l'abito, la cravatta, le scarpe di cuoio sono sparite un po' di anni fa. La cravatta è ormai in fase di sparizione, sparisce anche l'abito e poi vedremo che fine farà anche la camicia. Quindi c'è un cambiamento, e c'era un cambiamento che era già in atto. Sicuramente l'esperienza del Covid, in questo caso specificamente dello smart working, ha dato, secondo me, al mondo del maschile formale, se non il colpo di grazia, un colpo particolarmente pesante. Ma credo che Carlo, poi, da ex presidente dell'Unione Industriale Biellese, abbia dei dati, una sensazione che è ancora più profonda della mia, anche se personalmente, essendo ancora coinvolto con tutto il gruppo Marzotto, ho dei numeri che di settore che evidenziano una condizione sul formale maschile più delicata che in altri ambiti. In queste condizioni di delicatezza è evidente che le aziende più deboli, che fino ad ora hanno coperto le loro condizioni grazie agli aiuti statali, cassa Covid ed altro, quando queste situazioni andranno a terminare, quando questi aiuti non avranno più occasione di supportare le aziende, evidentemente si presenta un problema di tenuta delle imprese non indifferente, e soprattutto per quello che sono le imprese più piccole, le imprese che magari hanno dentro anche dei valori più significativi in termini di capacità, di innovazione, di genialità, di classico imprenditore con 10-15 operai, che magari ha una capacità di costruire un micro prodotto in maniera particolarmente significativa. Ma alcune condizioni che erano già in atto, dove ci sono degli elementi di debolezza, prima di tutto finanziari, ma anche di passaggio generazionale o quant'altro, rischiano di farci cambiare uno scenario della manifattura italiana in modo abbastanza significativo. Se questo dovesse succedere, evidentemente ne va un po', mette in tensione tutto il sistema, comprese le aziende più grosse, perché è l'intero sistema distrettuale italiano, non neanche dei distretti singoli, Biellese, Pratese, Comasco o del Cotoniero. È l'intero sistema che fa proprio, scusatemi il gioco di parole, ma fa sistema e consente al tessuto italiano di essere quello che è con quella forza che ha. Se veniamo a perdere dei pezzi, il rischio è che questi pezzi in ingranaggio, che magari sono poco importanti, ma rischiano di diventare invece particolarmente significativi in un momento evolutivo. Non siamo chiaramente fuori dal problema, questo lo si vede dalle notizie che abbiamo dai giornali, e credo che anche il 2021, per quello che posso capire, non sarà un anno, sicuramente non è il ritorno alle situazioni precedenti, quanto sarà meglio rispetto al 2020 lo vedremo, ma sarà un altro anno di sofferenza, e quindi tutto quel ragionamento fatto sulla filiera, la capacità di tenuta è qualcosa di importante come prospettiva. Bene, quindi chiarissimo, per cui diciamo che quello che fino adesso è stato forse un plus, quindi le dimensioni medio-piccole aziendali della manifattura italiana, perché in questo modo siamo riusciti ad essere, avere inventiva, essere snelli, eccetera, eccetera, in questo momento invece rappresenta una debolezza.
E a maggior ragione penso, e questo lo chiedo appunto anche ad Andrea Cavicchi, se vogliamo parlare di tracciabilità, trasparenza, requisiti di sostenibilità, eccetera, che sicuramente sono un ulteriore, diciamo, carico di lavoro per aziende che in questo momento appunto stanno soffrendo. Cosa ne pensi, Andrea? E niente, quale pensi che potrebbe essere una, non dico una soluzione, ma insomma un modo per uscire da questa cosa? A trovare le soluzioni è molto difficile. Intanto grazie dell'invito. Allora, mi trovate anche concorde con quello che è stato detto prima, sia da Francesco sia da Sergio, della situazione veramente molto grave sui distretti. Conosco meglio il distretto di Prato, però la situazione è veramente molto difficile. Tutti concordiamo che oggi, se parliamo di post-Covid, anche se è un po' prematuro per parlare di post-Covid, perché siamo in pieno Covid ancora, non siamo in lockdown, ma lo rischiamo molto, e soprattutto i paesi a noi vicini, o soprattutto i mercati di riferimento più importanti, America, Germania, Francia, che molto spesso sono mercati fondamentali per i nostri prodotti, sono in forte difficoltà. Forse la Germania è quella meno in difficoltà, però insomma, diciamo, sta impattando tutto il sistema. Oggi a tutte le aziende è richiesto un impegno supplementare sulla sostenibilità, e quindi oggi è il tema forse più forte anche per trovare un modo da uscire da questa, anche per presentarsi ai clienti, perché oggi pensiamo siamo in una situazione molto difficile. I produttori di tessuto e di filato non hanno occasione di parlare con i clienti, ci sono state fatte solo alcune fiere fisiche, poche e anche un po' ridimensionate, però diciamo le occasioni per andare a parlare, per confrontarsi anche a livello della collezione è difficile. E un tema forte che tutti ci stanno richiedendo probabilmente la sostenibilità come anche progetto d'insieme dell'azienda, non tanto con dei prodotti singolarmente sostenibili. Quindi per parlare di sostenibilità, come dicevi te Alessandra, dobbiamo investire sicuramente sulla trasparenza e sulla tracciabilità. Ora, se parlo dell'esperienza nostra di Consorzio Detox, nato appunto sul Consorzio Italiano Detox, sul progetto Detox di Greenpeace, noi quando siamo partiti con una fortissima ambizione, cioè le aziende sono aggregate proprio con questa grande forte ambizione di lavorare sulla sostenibilità, ma in base proprio sulla tracciabilità e la trasparenza. Infatti le ricerche che abbiamo fatto sia come consorzio, ma anche tutte le analisi fatte dalle aziende sulle acque d'ingresso, le acque d'uscita e anche sui prodotti, anche le non conformità nei processi, diciamo, sono state tutte pubblicate, ed è proprio la chiave fondamentale del progetto Detox. Noi crediamo fortemente che si debba ancora di più investire su questa strada, perché si parla di trasparenza e tracciabilità, ma secondo varie analisi ancora siamo un po' indietro, cioè una vera tracciabilità non c'è. Gli strumenti, prima si parlava anche di affidabilità del digitale, molto spesso sono pubblicazioni volontarie. Il progetto blockchain, che probabilmente è il sistema per il futuro della tracciabilità reale di tutte le partite, è ancora in fase sperimentale, ancora veramente applicato alla nostra manifattura, non è ancora uno strumento diffuso. E quindi dobbiamo investire molto. In effetti le aziende, in una fase così delicata, dove probabilmente se riescono a superare una situazione così difficile, grazie soprattutto agli incentivi di Stato e alla, insomma, cassa integrazione, ai finanziamenti a fondo perduto, a finanziamenti agevolati, dover ancora investire è un grande impegno. Però probabilmente l'unica strada, quella di investire proprio sulla tracciabilità e trovare degli strumenti che siano idonei, facili, che non siano duplicazioni inutili. E quindi, ecco, nel nostro piccolo, la nostra esperienza come Consorzio Detox, la volontà e la convergenza di lavorare anche insieme a ZDHC su determinati progetti di tracciabilità e di trasparenza possono essere un percorso fondamentale che porti anche a mettere in sinergia le nostre esperienze, che possano permettere anche di avere degli strumenti di facile accesso alle imprese e ai nostri clienti, per avere una tracciabilità chiara. Ecco,
probabilmente questa potrebbe essere una strada che insomma a breve vediamo come consorzio. Benissimo, mi fa molto piacere sentire queste tue parole perché, come tu ben sai, noi stiamo cercando di allinearci con sia con, diciamo, con brand, con associazioni e quant'altro, in modo tale che la sostenibilità diventi un po' così una, non solo un obiettivo comune, ma anche il modo per raggiungerlo che sia comune, ecco, e in modo tale appunto da sollevare un po' tutta la filiera da, anche da costi e da eccessivi, diciamo così, sovraccarichi dovuti invece alla, così, a una proliferare di strumenti negli ultimi anni. Quindi ci fa molto piacere. Mi riallaccio a quello che dicevi per chiedere a Carlo Piacenza, che credo che ci stia seguendo da filo, quindi una delle poche fiere che adesso ci sono. Appunto, questa così attenzione alla responsabilità di come si produce, di cosa si emette, diciamo, nell'ambiente, eccetera. Lei crede che in seguito al Covid sia ancora più sentita, e se è ancora più sentita, cioè quanto è importante comunicare, diciamo, questa assunzione di responsabilità al pubblico, anche al pubblico internazionale, visto che ormai siamo tutti completamente globalizzati? Bene, intanto buongiorno a tutti. Beh, la domanda non è così semplice, la risposta alla tua domanda. È chiaro che adesso siamo nel pieno di nuovo del Covid. Abbiamo avuto una illusione quest'estate che tutto sembrava dovesse terminare. Purtroppo non è così, lo vediamo. E quindi evidentemente oggi la prima preoccupazione è proprio quella di come fare per le prossime stagioni. Noi sappiamo benissimo che noi lavoriamo proprio stagionalmente, ci siamo già bruciati un'estate, parliamo quindi della passata stagione, adesso siamo in pieno esecuzione dei campionari per l'inverno, ma c'è un feeling un po' frenato, diciamo, no? E questo non è che può far piacere a fare dei forecast futuri. Certamente che il discorso Covid ha accelerato sicuramente certe tendenze, certe situazioni. Prima diceva, per non ripetere, comunque Sergio diceva giustamente, poi va l'uomo formale è quello che più sta sentendo e risentendo di questo grave fermata, no, di produzione. Però non è che con questo gli altri cantano allegri e felici. La donna va meglio, i brand della donna stanno reagendo in maniera diversa, però c'è anche da vedere una cosa, cioè cos'è che funziona? Sull'unico mercato, così mi dicono i miei clienti, poi Francesco lo potrà anche confermare, quello che funziona, che sta funzionando bene è la Cina, però tutto il resto, l'Europa e l'America, è ancora tutto molto molto fermo e quindi questo non farà che tardare la ripresa. Quindi 2021 si parlava tanto di ripresa a V. Io credo che sarà, almeno per il tessile, una ripresa a U, anche una U abbastanza profonda, abbastanza lunga. Poi, venendo alla sostenibilità, è una carta obbligata, cioè ormai non è più una scelta aziendale la sostenibilità. E credo che, io parlo adesso per il distretto biellese, che è quello che conosco meglio, ma sono convinto che anche gli altri distretti stanno facendo lo stesso, hanno capito, piccoli e grandi, che un percorso al quale non ci si può tirare indietro, cioè è un percorso virtuoso, è un percorso di continua ascesa, perché evidentemente bisogna accelerare anche questo, cioè il famoso impatto zero, se mai ci sarà, dobbiamo veramente cercare di perseguirlo. Nonostante quello che si diceva prima, mi sembra proprio Francesco lo stava dicendo, che in un momento di crisi, di difficoltà, di cui dobbiamo tutti guardare i nostri conti, abbiamo oltre il problema dei depuratori, del funzionamento, dobbiamo, questo è a prescindere, cioè non è che possiamo spegnere i depuratori o pensare di fare delle economie sotto questo aspetto qua, e il gap che ci siamo guadagnati,
in questi anni, dobbiamo assolutamente rafforzarlo. E quindi, se questa può essere una risposta sul Covid, credo che le aziende, nonostante tutti i problemi, non possono mettere in secondo piano il problema della sostenibilità delle nostre aziende. Benissimo, molto, molto chiaro, Carlo. Terminiamo il primo giro con Francesca Rulli, che da anni segue ZHC e che è molto attiva, diciamo, non solo in Toscana, ma su tutto il territorio nazionale. Allora, io mi riallaccio a quanto ho citato prima sul discorso sull'uso del digitale e comunque sulla solidità dei dati e sull'accessibilità ai dati, per chiedere a Francesca di parlarci di un recente strumento che Process Factory ha disegnato insieme ad una software house e che riguarda il report di sostenibilità. Allora, Francesca, ci puoi riassumere brevemente di che cosa si tratta? Sì, buonasera a tutti e grazie Alessandra per questa opportunità. Diciamo che mi sono segnata qualche parolina per non ripetere tutto quello che è già stato detto, perché sono le considerazioni che credo noi tutti condividiamo. Rispetto al tema dell'accesso ai dati, della condivisione dei dati, ma soprattutto della misurazione, da qui deriva il nostro progetto di realizzare una platform di raccolta dati. Magari parto un attimo con una considerazione di base. Questo Covid, che ha accentuato le problematiche della nostra filiera, ha anche accentuato un elemento di debolezza, che è proprio la mancata abitudine a guardare ai processi, perché la nostra storia ha guardato sempre molto al prodotto. E fare sostenibilità, che vuol dire prima di tutto, qualcuno ci ha detto negli ultimi anni, stop thinking short term, vuol dire lavorare sul, diciamo, un medio periodo, conoscendo meglio l'efficienza dei nostri processi. Le nostre imprese del territorio italiano, ma penso che poi questo si possa allargare veramente a tante aree geografiche, hanno minore abitudine a leggere il dato come elemento di indagine per ridurre l'impatto, ridurre il consumo, prendere decisioni basate su dati. È molto più percettiva la conduzione del processo. Quindi la nostra, diciamo, esperienza appunto di questi 7-8 anni con ZHC e con altre iniziative di sostenibilità ci ha spinti a dire: forse un elemento di facilitazione è realizzare una piattaforma informatica che guidi la raccolta del dato attraverso un sistema strutturato, perché, come dicevamo prima, non ricordo chi lo diceva, ma forse un po' tutti, non siamo in una situazione in cui abbiamo risorse in eccedenza, anzi abbiamo da fare efficienza organizzativa. E quindi le persone vanno concentrate sulle attività realmente utili, realmente importanti per fare efficienza, e l'avere un software che quindi ti aiuti in un percorso di raccolta delle informazioni in modo tale che quel processo sia condotto ad avere una reportistica e quindi una misurazione concreta, un in-check per ZHC piuttosto che un report di sostenibilità se facciamo una rendicontazione allargata, ma il principio è sempre lo stesso, cioè quindi facilitare la struttura di raccolta dati secondo un metodo magari riconosciuto, per aiutare le nostre aziende che sono già appesantite da tutta una serie di tematiche sulle quali hanno poco potere di controllo, e invece su questo possono leggere questi progetti come uno spunto per migliorarsi, per ridurre. Noi vediamo anche i dati del ritorno dell'investimento, cioè si riducono i costi, si efficienta, quindi la sostenibilità non è solo un qualcosa che cade dall'alto come un bollino, ma anzi è una scelta che ci permette di cambiare il nostro modello di lavoro. Ecco, questo è un po' il progetto su cui noi stiamo lavorando. Abbiamo anche già avuto delle ottime esperienze. Andiamo avanti così.
Molto bene, grazie, grazie Francesca. Io mi riallaccio a quello che tu hai detto, appunto, per chiedere al dottor Tamorini adesso più come contributor di ZDHC, diciamo, che non come appunto rappresentante del sistema. E voi appunto siete con noi da un paio di anni oramai e siete stati anche tra i primi, insomma, a seguire tutte le nostre, a utilizzare i nostri strumenti, eccetera. Quindi le chiedo come pensa che tutto quello che stiamo mettendo appunto in campo possa poi conciliarsi però purtroppo con questa realtà di ordini così che vanno e vengono, piccole quantità, magari bisogna reperire materie prime che sono diverse da quelle che solitamente siamo abituati a usare. Ecco, come si concilia questa cosa secondo lei? Beh, allora, da un certo punto di vista si concilia sicuramente male, perché i ragionamenti che ha fatto prima Francesco riguardo i depuratori si possono fare evidentemente anche sulle produzioni. Avere dei lotti di produzione medi che passano da, lasciatemi dire dei numeri ovviamente a caso, da 5.000 metri a 2.500 metri, evidentemente ci sono delle perdite di lavorazione che di per sé rappresentano uno zoccolo duro ineliminabile o quasi ineliminabile, per cui avremo sicuramente degli scarti in più. E quindi ci sono la produzione in genere di rifiuti, includendo in questo poi le emissioni di aria e di acqua, che per metro di tessuto finiranno per essere più alti. Credo che però con questo elemento dovremo scontrarci nel prossimo futuro, perché la manifattura italiana dovrà seguire soprattutto i brand della fascia più alta del mercato, che tenderanno ad attirare il consumatore, perché poi il consumatore continua a essere il punto di riferimento vero, tenderanno ad attirare il consumatore con proposte che una cosa sono le dichiarazioni, una cosa poi quello che succederà, al di là delle dichiarazioni ritorniamo alle quattro stagioni, autunno, inverno, primavera, estate. Credo che sulla base di quattro stagioni vedremo moltiplicarsi da un lato di prodotti permanenti, per fortuna, e quelli poi vedremo anche in funzione del pricing dove andranno ad essere prodotti, e dall'altra parte capsule a non finire, quindi inserimenti continui per attirare il consumatore dentro al retail, che sia retail fisico o retail virtuale, elettronico, da qualunque punto di vista. Comunque c'è bisogno di attirare l'animale consumatore dentro una trappola che in realtà in questo momento sta un po' rifiutando, perché i consumi al di là della Cina, mi pare che dalle altre parti nessuno senta la necessità di comprarsi così tanti vestiti o così tante camicie come si sentiva prima. Credo che però il passaggio poi, quindi avremo da un certo punto di vista, nella banalità avremo, o nella semplicità avremo, una crescita di scarti di produzione, difficoltà di recepire materie prime e quant'altro, e costi probabilmente delle materie prime, che fatto la prima caduta che abbiamo avuto adesso, la mancanza di consumi, saranno poi influenzate da costi di trasporto, lotti o quant'altro, tutto meglio da definire. Però il salto di qualità lo dobbiamo fare poi in un'altra maniera, perché i nostri sui processi credo che le imprese abbiano fatto, se non tutto, molto. Hanno fatto qualcosa. In realtà è la filosofia complessiva che probabilmente deve andare a cambiarsi, a modificarsi all'interno del sistema. E non è così facile modificare una filosofia che ha visto il consumo del prodotto dai tempi dell'obsolescenza programmata delle lampadine andando avanti, tutto il sistema industriale ha vissuto sul consumo, non considerando mai o considerando poco gli elementi del post-consumo, del riuso o del riciclo. Riciclo all'interno della stessa filiera o su altre filiere. Ecco, credo che in realtà i ragionamenti futuri che dovremo andare a fare, questo anche per creare nuovi posti di lavoro, saranno quelli di concepire un tessile che vada oltre la produzione primaria, nel senso della prima volta del prodotto, ma che innovi andando a pensare a processi che possono essere così diversi da ridare vita a qualcosa che vita non ce l'ha più, o che prima normalmente ce l'aveva dentro ad una discarica, o se andava bene dentro ai cassonetti di qualche onlus per finire poi in mercati paralleli con grandi guadagni da parte di qualcuno. Credo che poi le sfide vere culturali che dovremo andare ad affrontare nei prossimi 10-15 anni saranno soprattutto queste.
Bene, grazie per questa bellissima risposta che tra l'altro sarebbe anche andata bene nella prossima panel discussion che abbiamo sulla circolarità e l'innovazione, quindi diciamo che ho anticipato, ringrazio molto. Adesso Francesco, ti chiedo farci capire alla luce del principio olistico di ZDHC, no? Che controllando l'input si protegge anche il processo e l'output e quindi anche il prodotto finito poi. Ecco, quindi come vedi tu la situazione riguardante la gestione della chimica in input e anche nei processi finiti, anche in relazione alle vigenti normative europee che se ne stanno occupando abbastanza, direi. Sergio ci ha fatto così annusare alcuni riferimenti normativi super interessanti e credo che abbiamo tanti ottimi riferimenti a cui ispirarci. Basta guardare per esempio alle recenti direttive europee che ci chiedono di produrre beni durevoli, più efficienti, riparabili, riciclabili, oltre poi a quella che personalmente mi piace tanto, ma so che sarà un grandissimo challenge, che è l'EPR, cioè è quella richiesta, quella norma per cui saremo responsabili per tutto il ciclo vitale dei prodotti, quindi anche a fine vita del prodotto. Questa cosa ci avrà un grande impatto. Ci verrà chiesto di dichiarare l'impronta ambientale dei prodotti per consentire poi ai consumatori di fare scelte d'acquisto che siano responsabili sulla base di informazioni che oggi purtroppo pochi riescono ancora a fornire. Quindi mi riferisco per esempio allo strumento di cui parlava Francesca prima. È assolutamente necessario dotare le aziende di strumenti che consentano di raccogliere questi dati. E a quello anche che diceva prima Andrea, in riferimento al sistema sostenibile e non al prodotto sostenibile, ma proprio all'azienda, all'impresa sostenibile. Ci verrà poi chiesto di dichiarare questa impronta ambientale dei prodotti e dobbiamo anche simultaneamente, non dimentichiamoci, raggiungere la neutralità carbonica e appare tra l'altro sempre più probabile, se seguite un pochino i legislatori, l'imposizione dal 2023 della cosiddetta Carbon Border Tax che riguarderà tutte le importazioni in Europa, quindi anche tutti i materiali, penso alla seta, penso a tutti i materiali che di fatto non hanno origine europea. Guardiamo poi a gennaio 2021, che è domani mattina, in cui avremo tutti quanti il nuovo obbligo di legge di notificare il SCIP, che è la nuova banca dati dell'ECA, l'Agenzia Chimica Europea, la presenza di sostanze SDHC nei prodotti, che oggi conta 209 sostanze, ma che sappiamo tutti essere una lista in continuo aumento e in veloce crescita. Quindi anche lì un altro riferimento interessante. Poi ci sono paesi come la Svezia che stanno per approvare sistemi di tassazione sugli articoli proporzionati alla presenza o all'assenza di certe sostanze o di certi materiali. Ovviamente negli articoli. Quindi tutto questo secondo me ci dovrebbe ispirare nelle azioni che quotidianamente mettiamo in piedi o pensiamo per la ripresa per il post-Covid. Al lato pratico posso dire che ci sono voluti tanti anni di lavoro per mettere in campo un chemical manager in ciascuno dei nostri fornitori, grandi, piccoli, artigianali, più industriali, eccetera. Secondo me sono un asset particolarmente prezioso per rispondere a tante di queste ambizioni, se non a tutte, oltre che per ridurre l'impatto ambientale, garantire la sicurezza dei prodotti, l'avanzamento nella gestione della chimica, ridurre gli scarti, di cui giustamente Sergio ha fatto importanti riferimenti prima, e quindi assicurare alla fine produzioni sicure e sostenibili. Spero tanto, dal mio punto di vista e di osservazione, che le aziende siano lungimiranti in questo senso e vedano in queste risorse, i chemical manager per esempio o i water manager, un'opportunità concreta per ripartire in pole position e diciamo riconsolidare quel gap che abbiamo guadagnato negli anni di cui Carlo faceva
menzione prima, quindi spero tanto che questo sia quello che succede. Chi invece al contrario è costretto a rinunciare a questo tipo di professionisti probabilmente incorre o incorrerà in maggiori rischi e soprattutto, se posso fare un'analogia, mi sembra di vedere amputare una gamba ad un atleta che sta per scendere in pista, quindi secondo me sarebbe una scelta strategicamente poco furba, diciamo così, non mi viene un termine migliore, scusatemi. È quello giusto, è sicuramente quello esatto, giusto. Esatto. Ovviamente chi ha lavorato tanto anche in questo... Francesco, scusami. No, perché siamo un po' strettini col tempi, comunque è chiarissimo quello che hai detto e ci hai già dato una bella panoramica di quello che sarà il futuro a breve per quanto riguarda tutte queste requirement, diciamo. Io chiedo a Andrea Cavicchi, a Carlo Piacenza e a Francesca Ruri di rispondere in 2 minuti alle domande che vi farò, così facciamo... completiamo il giro. Scusate, ma ci siamo un po' dilungati, ma era evidente la cosa. Allora, Andrea, io vorrei che tu in 2 minuti ci spiegassi una best practice che secondo me è fantastica, che ormai da tempo il detox utilizza per quanto riguarda il riciclo delle acque delle vostre aziende. Allora, il best practice è soprattutto una best practice consortile, distrettuale, quindi tutta la parte della depurazione delle acque che avviene tramite un depuratore centralizzato di nome Gida, che depura tutte le acque e tra l'altro grazie a un acquedotto industriale viene rimesso anche parte di questa acqua depurata nel sistema di produzione. Questo è un grande vantaggio. Ora poi di depuratori consortili ce ne sono anche in altri distretti, però il nostro è uno dei più grandi ed è un'esperienza territoriale molto importante, perché noi possiamo fare quindi investimenti diretti su un lavoro di consorzio territoriale e possiamo appunto recuperare le acque. Tra l'altro anche come consorzio Detox noi abbiamo una grande collaborazione con Gida, con questa società, proprio per l'analisi delle acque, per capire anche l'impatto di questa sostenibilità sui processi tessili che ha avuto nella depurazione delle acque, cosa registriamo alla fine del processo nel depuratore centralizzato. Abbiamo anche delle ricerche in corso su anche le presenze di altre sostanze, cioè sostanze tossiche, microplastiche con Gida, e quindi questo per noi è un grande plus a livello distrettuale, a livello territoriale sulla quale stiamo lavorando. Altro tema che ha toccato prima Sergio è il recupero dei materiali, quindi di materie prime o prime seconde, quindi preconsumo, postconsumo, anche riuso, che sarà fondamentale. Oggi dobbiamo lavorare sempre di più anche sul designer per far sì che i capi che vengano messi in produzione possano essere riciclati e riciclabili. Perché se un capo ha una mista o la combinazione delle materie prime non permette la riciclabilità del capo, poi questo non potrà essere usato. Non so se sono stato nei 2 minuti, ho cercato. Benissimo, chiarissimo, grazie. E chiedo a Carlo Piacenza invece, faccio questa domanda. Allora, il distretto di Biella che si è aperto, diciamo, ultimamente anche alle soluzioni di sostenibilità proposte da ZDHC, ma che comunque insomma percorre, diciamo, la sua strada già da anni in questo senso. Ecco, è fatto soprattutto di piccole aziende, no? Allora, le buone pratiche, queste buone pratiche di cui abbiamo parlato, secondo lei potranno essere adottate anche da queste piccole aziende? In 2 minuti, anche meno, dovranno. Dovranno. Ho fatto molta pressione per far capire, che all'inizio mi ricordo che molti, come terzisti, no? Magari sulla filiera è proprio fatta di tanti piccoli terzisti che lavorano magari per aziende un po' più strutturate, e all'inizio mi ricordo che sembrava quasi dare il fastidio, no? Andare a chiedere alcuni dati, poi veniva fuori il problema della privacy, mica la privacy, e mi ricordo che io ho fatto fare una riunione dicendo: signori, qua è una questione di se si capisce che questo è un processo inevitabile, dobbiamo crederci, virtuoso, o se non ne saremo esclusi, se non ci fai.
E devo dire che la risposta al 90%, perché adesso è difficile dire se tutti, esattamente tutti, stanno corrispondendo, però sicuramente di quelli che io conosco si sono assolutamente adeguati a quelle che sono tutte le richieste per raggiungere, ripeto, un certo tipo di traguardo. Come dico, non è, è un viaggio il nostro, non è un traguardo, è un continuo migliorarsi, perché così deve essere visto, no? Ed è probabilmente bello vedere che comincia a nascere una specie di competizione virtuosa tra aziende leader, perché, e questo fa bene, fa bene al sistema, fa bene al territorio. Quindi questa è la risposta in sintesi che ho cercato di dare. Benissimo, grazie mille, grazie anche per la sintesi. E chiedo a Francesca di chiudere con una considerazione breve, un minuto, neanche due. Oddio, una considerazione breve. Beh, diciamo che tutto quello che ci siamo detti sicuramente chiede un percorso di gestione del cambiamento. E è un cambiamento di filiera, quindi che coinvolge tanti attori. Mi viene in mente che potremmo chiudere col 17° goal delle Nazioni Unite, che è Partnership for Goals. E quindi qui forse mi viene anche da essere un po' provocatoria, dai, chiudiamola così. La convergenza, l'armonizzazione, questi sono i temi sui quali dobbiamo tutti investire, perché le nostre aziende hanno bisogno di un riferimento, di una metodologia. Quello che sta facendo ZDHC, secondo me, noi ci siamo appassionati su questo tavolo per questo motivo, perché è uno standard, una metodologia di implementazione, i brand che piano piano si allineano, qualcuno meglio, qualcuno peggio, ma insomma si allineano, e quindi direi che ci potremmo lasciare proprio con questa riflessione. L'armonizzazione, sono felice di vedere oggi Cid qui con noi, che vuol dire che siamo tutti sulla stessa diciamo direzione, e questo credo sia un grande risultato. Le aziende hanno bisogno di questo. Benissimo, grazie a tutti, è stata una bellissima panel discussion, devo dire. Ringrazio Francesco Pianca, Sergio Tamborini, Andrea Cavicchi, Carlo Piacenza e Francesca Rulli, e alla prossima, la rifacciamo. Grazie Alessandra, grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie.